Chiaggia TV. Alors, qui dit études, dit travail, qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit dépenses, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, lui dit assis. È uno dei locali più amati della movida di Sottomarina. Settimanalmente migliaia di persone si divertono con i party firmati Coco Loco. Per un fine settimana il noto locale si è trasformato in set cinematografico per la registrazione di alcune riprese del film Scarface 2010. Uno dei protagonisti della pellicola, Franklin Santana, non ha resistito al richiamo del divertimento notturno di Sottomarina ed ha vissuto al Coco Loco una bellissima serata in attesa all'indomani delle riprese di questo film ispirato alla famosa pellicola degli anni Ottanta di Brian De Palma. Siamo con Franklin Santana, allora sulla spiaggia di Sottomarina si sta completando questo remake di un grande classico che è Scarface. Com'è questa esperienza? Bueno, un parolone, Scarface. Ho paura di dirlo perché Al Pacino era Al Pacino, amico mio. Ma ci provo, perché alla fine è un remake, sarà una cosa nuova, una storia nuova, sempre nel contesto di Scarface. E ho tanta voglia di farlo. In più ho fatto l'attore, faccio l'attore, ho vissuto la favelas. Un pochettino mi viene. Presente in città anche Fabrizio Corona, avvistato anche in centro storico a Chioggia nei giorni di lavorazione del film, anche lui coinvolto in questo progetto cinematografico. Per tutta la notte poi alla Coco Loco i DJ hanno fatto ballare e divertire i tanti giovani presenti. Il Coco Loco di Sottomarina si conferma anche in questa estate 2010 uno dei locali più amati della città e vi aspetta ogni settimana con eventi esclusivi ed imperdibili. Allora,